Pesce Azzurro Drive, mi dica. Sì, buongiorno. Vorrei 18 pasti da sporto, grazie. È una Marianne. Signora, ma chi c'ha a pranzo? Una squadra di calcio? No, sono in quattro. Quattro, sì. Ho sbagliato. Sì, gliela avanza tu. I mangerò prima del gialletto. Pesce Azzurro Drive, fatti guidare dal gusto. Buonasera a tutti e bentornati, Pesce Azzurro Quiz Show! Sembro allegro, ma in realtà sono un po' triste perché abbiamo dei problemi con qui il personale, diciamo, perché Flavio Vento è rimasto bloccato anche oggi. Mi ha chiamato dalla Tunisia che non riesce a tornare. I voli non corrispondono, ha perso la coincidenza, è bloccato in aeroporto. Ho chiamato Rieta Pedotti, che è sempre da logopedista, purtroppo le hanno spostato l'appuntamento e lei ha, sapete che a Orietta manca la T, le mancano parecchie lettere, lei dall'età di 15 anni che è da logopedista e non è potuta venire, quindi anche oggi conduco da solo, quasi da solo, perché chiamiamo il concorrente e vediamo, chiamiamo il concorrente di questa sera. Cominciamo la puntata, prego! Eccomi qua, buonasera. È successo? Ecco qua. È tornato. Sono tornato. È tornato. Buonasera. Allora, ha detto, ha spiegato tutto quello non che è successo. Non ho spiegato niente. Che è successo un macello, cari ragazzi. Voi non sapete cosa succede dietro le quinte. Spiega. Non è che batta le mani. Dove siamo qua? Tocca chiarì. Si calmi però. Allora, mi chiamo Mirko Ioni, lo sapete. Ho partecipato già a sta trasmissione le volte scorse. Una volta, ha perso. Ho perso. Perché ha fatto ricorso. Ho fatto ricorso. Perché qui fanno i ballottini, ha capito? Allora, te no, fanno confondere. Mi faccia chiarire, questo è un gioco. Nel gioco bisogna avere fortuna. Purtroppo il concorrente non ha avuto fortuna, ha perso e non ha vinto un premio. Infatti la scorsa puntata tutti a dire la fortuna è cieca. Ho messo gli occhiali, stasera. Voglio vedere. Dai, giochiamo. Hai perso il ricorso, bello. Facevi tanto il coso. No, qui è gioco. Intanto hai visto, ho schierato tutti gli avvocati. Va bene? Avete perso tutti? Ma con chi parla? Quanti soldi dovete sborsare adesso? Noi non abbiamo niente da nascondere e quindi ci siamo, guardi la 1. Due è la 1? La 1. Due è la 1. Due è la 1, indico il dito. Due. È là. Cominciamo, dai. Si può accomodare? Sì, accomodare. Lanciamo la slot machine? Sì, mi siedo sul trono. Si sega. Sì. Ah, oh, ho imparato anche come c'è se siede. Vediamo. Hai visto? Mi sono seduto. Ecco. Hai visto? Okay. Bene, può venire anche per le prossime 20 puntate. Slot machine. Cominciamo. Allora, adesso se vince. Cosa si vince? Cos'è uscito? Non l'ho visto, cos'è uscito? Venga. Eccomi. Cos'è? La puleta? La lisca. Cos'è? È la fortuna. Ben più un coccolone. È la fortuna. Ho capito. Ho messo gli occhiali. Ma cosa vuol dire? Ma che c'entra? Quindi cosa ho vinto? Niente? Niente. Vabbè. Allora, no, può fare la penitenza. Ah, sì, manco la penitenza. Può fare la penitenza. E quindi non si vince niente? No. Se fa la penitenza e la fa bene, sì, vince. Ah.
come l'altra volta che ho fatto il gabbiano mezz'ora qui come un coglione e dopo mi avete mandato via. Ho capito, ma l'ha fatto male. Cioè, allora in tribuna il pubblico decide, ha capito? Io ho detto alzate i pollici, li avevano tutti basso. Ma dove è sto pubblico? È là, nella tribuna. Ma non c'è niente, ma cos'è? Non mi dice le robe, non c'è niente. C'è la tribuna col pubblico. E io non lo vedo. Ho capito, ha messo anche gli occhiali. Sì, ho messo. Se li tolga, guardi senza occhiali. Sì. Ecco, lo vede? Sì, vedo qualcuno. Adesso ecco, sì. Bene, bene, bene. Penitenza. Guardi, oggi la voglio fare vincere. Sì. Cantiamo una canzone. Cantiamo sta canzone, va. Cantiamo una canzone. Dai, cosa canto? Ah, allora. Cristina D'Avena? Ecco, vuole cantare cosa Cristina D'Avena? No. Vilma De Angelis? No, una canzone dei Pink Floyd. Anna Mariana? È proprio Pink Floyd? No, scherzavo. Allora, io faccio cantare una canzone. Cos'è, greci? Guarda, sono Pink Floyd? Dove sono? No. Sono tu. Allora, un cantante sono che inizia... Che... Allora, un cantante che inizia con la C. Sì. Dica lei. Celentano. Ecco. Allora, cantiamo una canzone. Sì. Celentano di nome? Sto agitando. Di nome? Adriano. Le canta? Sì. Più il microfono? Sì, prende il microfono. Sì. Guardi la 1. Sì. E canti. La 1, quella. Vada. A mezzanotte sai che io te penserò, ovunque tu sarai, sei mia, e stringerò il cuscino tra le braccia, mentre cercherò il tuo viso che splendido dell'ombra apparirà. E questa è la nota che non mi viene. Bravo. L'ho portata a casa, dai. È stato bravo. Sono stato bravo. Ha vinto un figlio. Oh, meno male. Almeno qualcosa ho vinto. Ecco, porca piano che si rompe. È due volte che vengo da falconare e non mi date mai niente. Ho vinto un sugo alla gallina di mare, buonissimo. Sono contento, dai. Ecco, con cosa lo facciamo questo sugo? Tu non metti tutta la carne, tu se metti la gallina. Ecco, il sugo del pesce sulla carne? La gallinella. È tanto gallina. Ma la gallinella è il pesce. È il pesce, gallinella. È proprio il mondo, è tutto arbaltato. Ecco. Bene, bene, allora guardi, stia qui con me, Mirko. Sì, finalmente ha vinto, sì. Ha visto? Sono contento, guarda. Ha visto, bene. Mi fa piacere. Chiamiamo un concorrente, lo vuole chiamare lei? Sì, chiamiamo il prossimo concorrente! Dai, viene! Chi c'è? Ecco, guardi che bella signora. Venga signora, prenda il microfono. Venga signora. Buonasera, benvenuta. Qua il pesce azzurro, come si chiama? Anna. Anna, viene da? Calcinelli. Da Calcinelli? Calcinelli. Sì. Bene, lei sa dove è Calcinelli? Vai via giù pure lei, io da Falconara e lei da Calcinelli. Lei pensi la gente che viaggia per venire qui a fare sto gioco? Ha che... capito? Vede. Bene, signora. Sono un po' trappoloni. Allora, signora. Ci siamo? Vuole ci dire siamo. Qualcosa? Vuole salutare qualcuno? Salutare tutti i miei parenti che comunque mi vedranno solo su YouTube perché... Perché? Non stanno qua, sono di fuori. Dove sono di fuori? Dove sono? E a Milano. A Milano. E comunque siamo un po' sparsi. Ok. Se sente un po' d'accento milanese. Ah sì? No, no, per niente. Per niente, no. No. Non ci ho piatto. Allora Mirko, faccia accomodare la signora giocando. Sul trono. Tanto lei lo sa signora, non si vince niente questo gioco. No, si vince, come non si vince perché niente? Perché fanno briga, no, non si vince, capito. Si vince, ma guarda. Te gira i coperchi, te gira le pietre, non si capisce niente. Allora signora, adesso lei noi lanciamo... Che io sono dovuto andare dagli avvocati. Addirittura. Ho vinto il ricorso. Sono tornato, ma ha fatto vincere il sughetto. Ah ecco, non capito. Ho capito però, dai, lo viaggio fatto. Allora signora, sì. Noi adesso lanciamo la slot machine, sì. E poi le spiego come funziona il gioco. Slot machine! Slot machine! Bene! Grigliata azzurra! Sono i sardoncini! I sardoncini! Bene, adesso, signora, lei deve scegliere una di queste sei pentole, sì. Sperando di trovare i sardoncini. Ecco. Vediamo un po'. Allora. Scelga. Milano non c'è, signora. Cos'è? Cattolica. Scelga un po'. Cattolica. Cattolica? C'è scritto cattolica. 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 La signora sceglie cattolica. Calcinelli ha scelto cattolica. Potevate mettere Monza, no? Almeno almeno eravamo. Bene. Adesso il gioco prosegue in questo modo. Siccome nella slot machine sono usciti i sardoncini. Ecco. Noi speriamo che i sardoncini siano qui. Ok. Quindi andremo ad aprire le pentole una a una. Ogni pentola corrisponde a un ristorante del pesce azzurro. Sperando di non trovare qua i sardoncini.
Cominciamo, prego signora, scelga una pentola. Cominciamo con Fano. Fano. Fano, scegliamo Fano. E vediamo che cosa c'è qui su Fano. Cosa ci sarà? Sardoncini? La puletta. No. Moretta! Chi dopo aver mangiato il pesce azzurro non prende la moretta? Dai, dai. Abbiamo cominciato... Sardoncini, la signora vince, lo sento. Abbiamo cominciato bene, sì. Molto, molto bene. Molto bene. Molto, molto bene. Bene. Proseguiamo, signora, un'altra pentola. Facciamo Senigallia. Senigallia. Dalla Emilia Romagna, torniamo nelle Marche, torniamo dove siamo, Marche. Perché siamo al ristorante di Fano. Quando fa quelle facce, guardi, quando fa quelle facce gli sparerei. Aiuto. Polpettine, pesce, patate, queste sono sfiziosissime, i bambini impazziscono e anche la nostra concorrente, perché può continuare. Quante pentole rimaste? Tre. Le conti sempre, signor, che questi frega. Frega. Controlla tutto. Ma guardi che corvo. Torniamo in Emilia Romagna, dai, Rimini. Torniamo in Emilia Romagna, qui spaziamo da una regione all'altra. Lo apre lei, Mirko, lo faccia vedere. Signora, lo faccia vedere lei, fatelo vedere voi. Insieme alla signora. Fatelo vedere voi e così la finiamo è qui. È il fritto dei calamari, è uscito il fritto. E quindi niente, c'è cioè, i sardoni, la signora, forza, andiamo avanti. E quindi continuiamo, brava, signora. Continuiamo. Quindi c'è rimasto. È il drive. Il drive è away. Vedi, te spara le cose, così te confonde tutto. Hai capito? Non ci capisci più niente. Perché la signora c'ha i parenti a Milano, aveva detto, no? Sì. O no? Ecco, allora per farla sentire un po' a suo agio. Ah, con la nebbia. Abbiamo messo un po' di nebbia, giusto. Hai capito? Per farla sentire in famiglia, con i parenti. Signora, proseguiamo, sono rimaste due pentole. Il drive, che è il... Si può venire qui a Fano con la macchina senza entrare nel ristorante e prendere il menù da sporto, oppure e vai away, il nuovo ristorante che aprirà ad ottobre in via delle Querci a Fano. Quale possiamo scegliere? Avere un aiutino per la signora? Ecco, dica, tipo? Ci dà un aiutino, tipo, ci deve aiutare. Tipo, che aiutino vuole? Tipo, vogliamo sapere cosa possiamo scegliere. Ecco, no, può scegliere una delle due. Una delle due può scegliere. Drive. È maleducato. Ecco, ma sceglie il drive perché la signora, al suo contrario, è fortunata. Polenta alla marinara. E ci sono dei fruttini di mare dentro. Oh, ci siamo, Signora, ci siamo. Ci siamo. Signora, ci siamo. Dai, che ci siamo, dai che sbanchiamo. Facciamo, dammela uno. Signora, ci siamo. Allora... Cosa è uscita la slot machine? I sardoncini. Gli scotta dito. Grigliata azzurra. Che si può prendere con l'insalata o le patatine fritte a seconda dei giorni, perché il menù è fisso. Quindi abbiamo... Away. E cattolica. La signora cattolica vuole cambiare la pentola? No, nulla vogliamo cambiare assolutamente. È sicura? Ma cosa siamo, scemi? Cosa siamo, burattini? È sicura? Guarda che se non fai vincere la signora faccio un macello, Ecco, allora vediamo se nella pentola che la signora ha scelto di cattolica abbiamo i sardoncini, lo stesso piatto che è uscito alla slot machine. Vabbè, faccio chiudere. Dai. Risotto! E la signora ha vinto coi sardoncini! E vai, Entusiasmo a mille, venga qua signora, venga qua. E quindi cosa ha vinto? Un ristorante la signora? Complimenti signora, ha vinto, per farla sentire a suo agio sempre. Io svengo, ma lei a suo agio? Non ci vedo più. Signora, complimenti, si può accomodare qui sulle sedie perché non abbiamo finito, abbiamo un ulteriore gioco. Okay. E lei ha vinto. Mirko! Oh, si è addormentato! Mirko! Aspetti un attimo che le do il premio. Mirko! Oh! Ecco! Ci siamo? Dove sto? Dov'è?
Dov'è? In trasmissione? Stia calmo. Sì. Ha già fatto ricorso, quindi stia calmo. Ma cosa avete messo nell'aria? Che me no, queste siamo, tutto. Perché noi andiamo da una città all'altra, siamo a Milano in questo momento. Cosa mettete? Le polverine nell'aria? Venga qua signora, guadagni il centro. Si intrattenga con il nostro concorrente. Intanto il naso sta polverina sul finito. Questi perché capito te fanno girare le cose, le pentole, sparano il fumo. Ha vinto due buoni pasto. Oh, bene. Per il pesce azzurro, due buoni pasto, può venire quando vuole. Grazie. Ha visto signora? Due buoni pasto. Gli è andata bene. Vada al bar appena finita la trasmissione, che gli riconvalidano. Intanto okay. Si può accomodare qua. Grazie. Brava signora, grazie. Bravissima, ha vinto due buoni pasto. Complimenti signora. Mirko, visto che lei ormai qua è di casa, sì, guardi, guardi la 1. Oppure svenuto. Guardi la 1. Dov'è la 1? Dov'è? Il microfono. Dov'è? È la 1, è lì. Dov'è? Dov'è la 1? Dov'è? Guarda. Dov'è? Niente, ce la fa. Il regista impazzisce. Sì, mi sparate pure il fumo, non ci capisco più niente. Ecco, allora. Ecco. Ricanto, canto. Deve guardare la 1. Sì. Vuole cantare sempre, no? No, non canto. È il momento del prossimo concorrente. Bene, venga, venga, venga. Venga, venga. Prossimo concorrente. Guarda che bello. Signore qua, forza! Ah, si già siede sul trono. Si è messo a sede, bravo! E poi si siede anche comodo. Noi... Allora facciamo un'intervista qui, gliela faccia lei, Mirko. Stia pure comodo, noi siamo come il divano di casa. Allora, mi dica un po', da dove viene lei? Come... Calcinelli. Calcinelli, si chiama? Franco. Franco da Calcinelli, cosa fa di bello nella vita, Franco? Il pensionato. E il pensionato è chi sta meglio di lei, Nessuno. Lei. Pure lui è pensionato. Si vede. Sì, è vero, cara Bravo Franco. Franco, vero? Sì. Allora, Franco, sa un po' come funziona sto gioco, se lo ricordo? No, non lo so. Allora, adesso vediamo. Adesso giriamo la slot machine. Bravo. No? Esce un piatto. Mm. Lei deve piantare il piatto che esce nella slot machine. Capito. Lo deve piantare la pentola. Va bene. È una cavolata. Solo che questi, capito, te fanno girare la testa, te sparano il fumo, te raccontano le stupidaggini. Girano le pentole. Te fanno le trappole, te fanno gli sgambetti, capito? Questi sono tremendi. E alla fine c'è modi che non vinci niente. Invece c'è su io che garantisco e la faccio vincere quello che vuole. È vero? Ci siamo quasi. Ha fatto un giochetto di pentole che ho perso. Sì, Trappole, per poter iniziare il gioco. Ci portate qualcosa da bere da mangiare? Sì, non lo so. Stiamo tanto bene qua. Non ci porti un vassoio di roba da mangiare? Una moretta, un amaro, una mazza caffè. Slot machine. La televisione col telecomando. Aspetta che è partito il giovanotto. È partito. Che cos'è? Tieni, polpettine di pesce. E patate! Bene. Buone, allora, polpettine. È giunto il momento. Allora, Franco, secondo te, ste polpettine dove le troviamo? Dove sarà ste polpettine? Vai sui concorrenti, vediamo. Non vedo mica l'ultimo. L'ultimo è Cattolica. Cattolica. Poi c'è Rimini, c'è Fano. C'è il Drive, c'è il Way. Vediamo, qual era? Cattolica, via. Cattolica. Dai. Bravo, vediamo con Cattolica. Cosa succede? Andiamo su Cattolica. Ce la farò portarla? Va. Ce la farò? Vai. Non ce la farò? Vai. Non cadere. Bravo Mirko. Allora, il nostro concorrente che si chiama? Franco. Franco, mi scusi. Sono sempre io. Franco. È sempre Franco. Franco da Calcinelli. Bene, ha scelto Cattolica. Cattolica. Quindi, siccome è la slot machine, è uscito. Le polpette. Polpettine. Di pesce e patate. Bravo. Noi dobbiamo fare in modo che lei abbia le polpettine qua. E sicuramente se non saranno lì, cambieremo la pentola, vedremo come fare per vincere. Quindi adesso può scegliere una di queste pentole. Ogni pentola corrisponde a un ristorante del pesce azzurro. Sono dislocati tra Marche e Emilia Romagna, come si vede dai nomi. Cominciamo, prego, scelga. Ecco. Ma cosa devo indovinare? No, lei deve scegliere una pentola così. E noi vediamo a che caso. Piatto c'è. Non va dobbiamo bene. Trovare le polpette, che non... le polpette sono ho capito. Le polpette sono là. Speriamo, ci puntiamo tanto. Allora, prego, vediamo, prego. Fano, vai, visto che siamo a Fano. Fano, vediamo. Cominciamo bene, perché abbiamo fritto di calamari. Oh, benissimo, bravo. Bravo Franco. Bravo Franco. Dai, che possiamo proseguire nella scelta delle pentole.
Quante botte ho ancora? Ah, tutte le dobbiamo aprire. Ah, tutte? Tutte, sì. Fino alla fine. Allora, Senigallia. Senigallia, che tanto Senigallia, carino, Senigallia. Apriamo Senigallia. Guardi, io non voglio vedere perché sono debole di cuore. Io sono debole di cuore, ve la faccio aprire a voi. No, io sono peggio. Allora, piano guarda, piano. Franco, fai te, Diamola tre, diamola tre e apriamo il coperchio. Pronti? Non voglio sapere niente. Guarda te che mi viene da ridere. Non voglio vedere niente. No, che, no. Dai che mi viene da ridere. La moretta! Bravo Franco! La moretta! La moretta! Questa l'abbiamo vinta. E questa l'abbiamo vinta, la moretta gliela no, ancora no, ancora no. Ancora no. No. Sono rimaste tre pentole. Rimini, drive e vai, away. E vai. Quale vai, apriamo, aspetta. Quale apriamo, vediamo. Vediamo. Rimini. Bah. Vediamo. Vediamo. È buono quello? Non posso suggerire, non posso suggerire. Allora. C'è da un aiuto, per favore, a me, al signor Franco. Secondo me una di queste tre potete scegliere. Sì, Cioè, Fanro l'abbiamo già fatta. Sì, anche Senigallia. Anche restano Senigallia. Rimini, Drive e Away. Away. Lei come lo legge questo? E vai. Io lo leggo all'italiano. Come sarebbe? La villa, la doppia vola. Come lo legge all'italiano? E vai. E vai. E vai. E bene, vai. Andiamo. E allora andiamo. Scegliamo e vai. Scegliamo e vai. Io e a malapena parlo l'italiano, figuriamoci. Sapevo. No. Cosa c'è? Deve essere. È stato lui. Polpettine. E infatti. I sardoncini! Grigliata azzurra! Squisita! Dai. Dietetica omega 3. Perfetto. Vale. Se volete fare la dieta vi aspettiamo perché non potete andare in un posto migliore. Bene. Sono rimaste due pentole. Due pentole. Drive e Rimini. E Rimini. Sperando di non trovare. Le polpettine. Esatto, perché sono qua dentro. Ci sono o no? Lei che cosa occhi. Consiglia? Che cambiamo le pentole? Vuole cambiare? No, aspetta. Andiamo sui concorrenti. Vuole cambiare? Cambiare cosa significa? Aspetta un attimo. No. Cambia la pentola, ma vuole non cambiare? Se ne parla neanche, niente. No, sì, non vuole cambiare? No, cosa cambia? Ma cosa cambia? Ma cosa cambiamo noi? Mica siamo scemi. Ma cosa cambiamo? Va bene, dai, allora andiamo all'antica. Il drive. Dai. Io sono debole di cuore, ma faccio uno sforzo. Bravo. Non è vero che sono debole di cuore, lo dico per dire. Perché... Oddio. Risotto! È risotto ai frutti di mare! Uno dei piatti più ambiti, più piaciuti, si dice più piaciuti. E quindi adesso c'è rimasta una, Franco. È rimasta una pentola. Oh. È rimasta Rimini. Oh. È rimasta Rimini. Che siamo, eh? Stringiamo qua. Allora, io dico, Mirko Ioni da Falconara Marittima, dico che qua c'è le polpettine, pesce anch'io. E patate. Allora, questa è la pentola scelta da Franco. E c'è le polpettine. E questa è la pentola di Rimini. Guarda che se non ci sono le polpettine lì succede un casino. Franco, gli posso consigliare una cosa? Io ho fatto ricorso, ho fatto ricorso e ho vinto. Ho vinto. E ho portato via un sacco di soldi a questi. Allora, siccome Franco è cattolica... Se non c'è le polpettine, facciamo ricorso, Franco, capito? Non c'è l'altro ricorso. Cioè, nessuna trasmissione, da quando sono piccolo, che nessuno ha mai fatto ricorso. Solo da noi fanno ricorso. Però qua c'è ricorso. L'ha copiato bene. Vediamo. Se lei vince due buoni pasto. Madonna, davvero? Due buoni pasto. Dai, Sicuro? Cosa prima? Ma non è che mi devo portare lui. Certo. Mi porto chi vuole. No, si porta, ma guarda, si porta sua moglie. Ma lui è meglio. Ma quasi quasi è meglio lui. Non lo questo so, non lo so, io non voglio mettere... È meglio la moglie, Franco. Allora possiamo, facciamo così, basta aprire uno dei due coperchi. Bravo. Sì. Cioè, se qui abbiamo... Le polpettine. Abbiamo vinto.
O vogliamo aprire questo? Perché, se qui non ci sono, abbiamo vinto uguale. Fammi una cosa, io pio questa e me la porto a casa. Ancora? Ancora. Porto a casa con ogni volta polpettine. Si vuole portare la pentola a casa. No. Ce l'ha le pentole? No, si porta a casa le polpettine. Va bene, apriamo. Se lì ci sono le polpettine, abbiamo vinto. Vai. Apro. Vai. Apri. Pronti? Via. Le polpettine! Eccole qua, Franco! Andiamo al centro! Bravo Franco! Franco! Staccato. Venga al centro, anche lei, Mirko! Sono contento, guarda! Ha non visto? Ho vinto niente, perfetto. Ma sono contento! Ha visto? Lei dice non si vince! No, vinco tutti? Vinco. No, ma sono sfigato! È solo lei non vince! Vabbè, fare un altro ricorso! È l'unico che non ha vinto, un altro ricorso! Sì, mi pio una pentola, va! Ecco. Ancora, ma che se ne fa queste pentole? C'è la casa la pentola? No, ma tanto lì le polpettine non ci sono, fagliela prendere! Allora, chiamiamo la concorrente precedente, venga! Prego, guadagniamo il centro. Allora, adesso ultimo gioco, perché si vincono due biglietti per lo spettacolo nostro a teatro, del Sacro Stato Show. Se individuate il peso dei quattro conduttori della trasmissione, che siamo io, lui, Rosa della Cieca, che è una bella ciambellana, e Daniele Santinelli, è una bella ciambellana. Allora, il peso totale di noi quattro, peso totale di quattro, no, fino adesso ne abbiamo detti tre, Rosa della Cieca e Daniele Santinelli, quello alto, che non l'abbiamo ancora visto. Lei non l'ha visto e le dico che è alto 1,90 Santinelli. È alto 1,90, c'ha 90 kg. Quanto siamo in quattro? Quanto pesiamo tutti insieme? Ma il peso giusto? La pagina non ce l'ho, cosa indica la pazza? Respira bene. Ecco, no, quanto pesiamo noi? Solo lei faccia il conto. Lui è una piuma. Faccia il conto che solo lì c'è 60 kg. Ecco, 60 kg. Che non ci sono, ma non si vede. Capito, però sono 60, già solo lì. Io non posso dire niente perché sennò fa un altro ricorso. Ecco. Bravo. Dica, allora, i quattro, quanto pesiamo i quattro? È una parola. Allora, Santinelli che è alto 1,90. Pesa 90 kg. È abbastanza snello. Ma non l'abbiamo visto. No, allora, non lo conosce. Allora, quindi, bene. Va bene, diciamo 80. Rosa della Cecca, bella tonda. Una bella ciambellona. La signora, una bella ciambellona. Di una certa età, tonda. Che non abbiamo visto neanche. Non l'ha vista. Tiriamo dentro. Allora lei il martedì e giovedì si può collegare per... Vabbè, così vediamo. Vedete, però ormai sarà tardi, bisogna che noi. Ma anche il mercoledì e il venerdì. E quindi diciamo altri... Anche la domenica, tutti i giorni. Altri 70 kg. Quindi diciamo 80. Io farei 8x4 e 4x8? 32? 320 più o meno. La signora. Aspetta, perché dovete dirlo uno per uno. Sì. Lei un peso e lei un altro. Ditene uno. Vabbè, io 320, dai. 320? No? No? Un po' di più? Franco! Franco! Qualcosa? 325! No, lei l'ha già detto, sta lui. 350. Troppo. Però c'è Sebo, eh? Siamo lì intorno. Basta. Adesso invitiamo Antonella, chiamiamo Antonella. Antonella. La nostra ragazza. Sulla roba da mangiare, finalmente. Perché è ora di cena. È ora di cena, noi dobbiamo mangiare. Brava. Ecco. Voi siete quasi lì, qualcuno ha mangiato, qualcuno no? Antonella non è del gruppo. Sì, guarda, venga nel mezzo. Antonella, vieni qui. L'Antonellina nostra. L'Antonellina nostra. Sì, ma non tocca. Non ne permetterei mai. Buona cena a tutti. Buona cena. Buona serata, vi aspettiamo. Ciao, alla prossima puntata. Fate i ricorsi, mi raccomando, che se vinci. Guarda, c'è il fritto oggi. Pesce Azzurro Quiz Show. Perfetto.
Pesce Azzurro Drive mi dica. Sì, buongiorno, vorrei 18 pasti da asporto, grazie. È una Mariana. Signora, ma chi c'ha a pranzo? Una squadra di calcio? No, sono in quattro. Quattro, sì. Ho sbagliato. Sì, gliela avanza tu. I mangerò prima del gialetto. Pesce Azzurro Drive, fatti guidare dal gusto.